Adesso, caro Piero, visto che sei entrato di straforo, sei obbligato a seguirmi. Ah, con piacere. Perché dobbiamo fare spazio. Sta per arrivare un momento per tutti voi a casa, soprattutto per i più piccoli. Ma più piccolo di me? Ecco, più piccolo di te sta arrivando il mago Dario. Buonasera, buonasera e buon Natale. Salve a tutti, sono Dario De Remigis, alias Mago Dario. E oggi, visto che è Natale, un po' di magia ci sta bene. Però per fare questo numero avrei bisogno di una piccola assistente. Magari... Ah, vedo lì una bella bambina. Gioia, vero? Te la senti darmi una mano? Ok, vieni qui, Gioia, vieni. Eccola qui. Allora, facciamo un gioco molto semplice, niente. Facciamo un gioco con... Cos'è questa? Bravissima, una corda. Allora, questo è un gioco che facciamo con questa corda. Vuoi controllare? Grazie, perfetto. E con le forbici. Vuoi controllare? Dammi il dito. Scherzo, non ti preoccupare. Allora, Gioia, come tu sai, la corda ha due capi e un centro, d'accordo? Ora, se avviciniamo il centro ai capi che procede in questo modo, tagliamo qui, così, e otteniamo due corde perfettamente uguali. Giusto, Gioia? Perfetto, allora, le corde messe uguali come queste qui sono uguali? Come no? Ah, scusa Gioia, ho sbagliato un attimo. Non c'è problema, rimandiamo subito. Allora, una corda corta, una corda lunga. Gioia, sei pronta? Da lì, da dove ti trovi tu? Un bel soffio, vai, uno, due, tre, vai. Ecco, dicevo, le corde messe uguali, giusto Gioia? Perfetto, ok. Allora, facciamo una cosa, per gli amici a casa lo facciamo rivedere, ok? Prendiamo le corde così e ricominciamo a capo. Prendiamo una corda abbastanza lunga per fare il gioco, ok? Ora attenzione, sono mago, Gioia, molto semplice. Ora attenzione, prendiamo i due capi, il capo A e il capo B, così li tiriamo e vuoi i capi a sinistra e centro a destra. Ora Gioia, importante, devi reggere le due corde, reggi forte forte, d'accordo? Perfetto. Allora signori, mentre Gioia ci regge le corde... No, Gioia, che combina? Gioia, che combina? Mi ha lasciato con un cerca... nessun problema, lo rifacciamo, non c'è problema. Puoi dare a me il pezzettino di corda, grazie. Allora, era il gioco delle due corde, ora il gioco della corda e del cerchio. Attenzione. Corda, cerchio. Gioia, Gioia, vai ancora, un soffio magico, soffia. Ecco, diciamo, prendiamo una corda abbastanza... È sempre perché sono mago, Gioia. Attenzione, prendiamo il capo A e il capo B, così li tiriamo. Gioia, ora devi fare una cosa molto importante. Sei pronta? Metti le dita così, perfetto, metti il braccio davanti, muovi le dita più veloce che puoi, così, veloce, 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 così, così, guarda, veloce, 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 aspetta, 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 ecco, magicamente vedi, la corda si taglia, incredibile, eh? Gioia, facciamo una cosa, sai fare un nodo? Vabbè, lo faccio io. Gioia, ora, con la mano destra, l'altra mano destra, perfetto, devi prendere la corda, vai, prendi la corda, sì, piacere Mago Dario, sì, dice, vai, prendi la corda, perfetto, tira un pochino Gioia, fatti un po' più in là, ok, alza un pochino il braccino, benissimo, Gioia, da questa posizione, un soffio sul nodo, così, vai, più forte, aspetta, c'è una cosa, te lo avvicino se è più facile, dai. Scusa un attimo Gioia, no, il problema è che questi pezzettini di corda ci distraggono, aspetta, togliamo, vai, regalo, souvenir. Vai, ti regalo anche questo, souvenir. Ti regalo anche le forbici, cioè souvenir. Paura, eh? Gioia, io adesso ti farò delle domande e dovrei rispondere un sì forte e chiaro, capito? No, devi dire sì. Sì. Perfetto. Gioia, la vedi la corda? Sì. Lo vedi il nodo? Sì. La vedi la mano? Sì. Perfetto, con un occhio guarda la corda, con un occhio guarda il nodo, con un occhio guarda la mano. Non hai tre occhi, Gioia? No. Ah. Allora facciamo un'altra cosa, prendiamo la corda e la rotoliamo qua nella manina, in questo modo, così. Adesso, apri la manina, aspetta un altro po'. Sai cos'è questa Gioia? Questa è polvere magica. Ora, lo sai che succede se metti la polvere magica sopra la corda? Lo sai che succede se fai un gesto magico? Lo sai che se succede se dici la parola magica? Qual è la parola magica? L'altra parola magica. No, no! Abra, 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 abraca, abracada, abracada, abracadabra, ok? Prova a dire abracadabra. Perfetto, prendi la corda e guarda sotto i tuoi occhi, la corda torna di nuovo intera. E sei stato tu a fare la magia? Puoi dare a me la corda? Grazie. Facciamogli un applauso alla nostra
alla nostra gioia, anche per l'educazione, visto che conosce le famose parole magiche, per favore, grazie.